Ciao, allora, una delle domande più ricorrenti che mi chiedono, specialmente ovviamente chi comincia o comunque è già un po' che tira e si rende conto di com'è il suo tiro e vuole migliorare, una delle domande più ricorrenti è tutto sommato, chi me la fa? È un'ottima domanda, perché vuol dire che ha capito dov'è effettivamente il luogo, il posto dove migliorare. E la domanda è questa: io sono convinto che se mi allineo sempre in modo adeguato, cioè in questo modo, quindi avambraccio, schiena, tutto allineato verso il bersaglio, riesco ad essere preciso. Se invece gli allineamenti sono casuali, e ahimè sono casuali, o che comunque sono messi in questa posizione, molti arcieri tirano in questa posizione, la precisione va a farsi benedire. Qual è un buon sistema per poter essere allineato ed ottenere una cosa che comunque sia continua nel tempo, no? Che sia ripetitiva è avere un sistema per che questo sia ripetitivo. Allora, ci sono molti sistemi, qualsiasi istruttore, anche di primo livello, ai corsi base, sa benissimo come ci si allinea col bersaglio, come si deve ottenere i movimenti dorsali affinché ci sia questo allineamento. Nell'arco nudo è un pochettino più complicato perché noi non siamo come quello olimpico ben sotto il mento, ma siamo un po' attaccati, a volte appoggiamo la testa, non è così semplice. Poi molti arco nudisti, ahimè, e questo è un errore, adorano il fai da te, sono autodidatti, invece di fare tutto il percorso anche dal punto di vista dell'arco olimpico per avere poi questa percezione di questo allineamento. Ma cos'è che dobbiamo fare effettivamente? Beh, dobbiamo fare che dobbiamo cercare già da subito dalla pretrazione, quindi possiamo anche avere una pretrazione lunga, ma già da subito avere la schiena allineata. Quindi in pretrazione io devo avere già la schiena allineata al bersaglio. Ecco perché io muoto leggermente la testa. Non fatelo, lo faccio io che sono vecchio, 68 anni, e quindi mi è difficile partire con la schiena già allineata. Allora cosa faccio? Porto in avanti questo braccio, lo porto in avanti, allineo la schiena e rigiro e mi metto in posizione. Ora sono in posizione. Posso andare in ancoraggio e vedete, chiudo il più possibile il gomito, sono in espansione e la freccia parte. Tutto qua. Ovviamente alla paglia proviamo e riproviamo, ovviamente. Quindi, cosa abbiamo detto? Allineamento della schiena, pretrazione, ancoraggio. Chiusura della scapola, ruota la scapola verso la colonna vertebrale e tiro. Quindi, cosa dobbiamo fare nel nostro allineamento? Partire già con la schiena in pretrazione, con la schiena al bersaglio, quindi fatevi aiutare. La freccia deve essere posizionata sulle scapole e deve puntare al bersaglio. In questo modo qua. Io giro leggermente la testa perché giro leggermente la testa? Per allineare già subito la schiena. Vedete questo movimento? Ok, e la mantengo. Poi vado in ancoraggio e faccio questo lavoro della scapola. La scapola, cosa avevamo detto?
La spalla dell'arco deve essere stesa e deve rimanere stesa. La spalla dell'arco deve essere stesa e deve rimanere stesa. La spalla dell'arco è stesa, rimane stesa. Vado in ancoraggio, chiudo, vedete, chiudo, fermo, espansione, tiro, espansione mentale. È molto semplice, lo rivediamo. Spalla dell'arco è stesa e rimane stesa. Vado in ancoraggio, chiudo e tiro. Semplice? No. Fatevi aiutare. Un buon istruttore sa come fare. È importante che prima di rilasciare la freccia siamo allineati con le forze di spinta e trazione. Una questione assolutamente di fisica. Fisica inteso come non andare contro le leggi newtoniane. Tutto qua. Provate, scrivetemi e vediamo come fare ad allenare poi questo semplicissimo movimento per allinearsi al bersaglio ed essere ripetitivi ed essere precisi.